Eccoci e benvenuti alla 160esima serata di Lodi Liberale, che ormai da 8 anni cerca di svolgere il proprio compito, il Eccoci, proprio piccolo benvenuti ruolo, alla serata di nella diffusione. Credo che ci sia un eco, quindi. Ok, perfetto. Stavo dicendo che Lodi Liberale, che ormai da 8 anni cerca di svolgere il proprio ruolo nella diffusione del pensiero liberale, facendo appuntamenti storicamente dal vivo e dall'anno scorso cercando di, come dire, trasformare un problema in un'opportunità, perché dopo che è successo tutto quello che sappiamo dell'emergenza pandemica in corso, abbiamo appunto colto l'opportunità dopo un brevissimo periodo di sospensione. Anzi, 2020, perché ormai sono passati quasi 2 anni, per passare da un evento ogni 3 settimane a un evento ogni settimana. E quindi ormai lunedì abbiamo questo appuntamento fisso, per divulgare il pensiero liberale, cercando di spiegarne la ricchezza, l'attualità, la profondità, la controintuitività, ma l'assoluta utilità, in un periodo come questo. E lo facciamo appunto tendenzialmente, con 3 strumenti, sempre presentando libri, sempre coinvolgendo relatori di livello che sono liberali a vario tipo, perché appunto scuola del liberalismo fortunatamente è articolato, esistono tutta una serie di scuole di pensiero e di autori di riferimento, ma insomma lo facciamo dedicando il primo e il terzo lunedì di ogni mese alla presentazione dei classici, perché crediamo che tornare o ripartire dai classici o iniziare per i ragazzi che non l'abbiano mai fatto e quindi che conoscano le scuole austriache, la scuola di Chicago, Mandeville, Smith, Popper, Beccaria, Aron, Minghetti e la straordinaria ricchezza anche del liberalismo italiano, ci possa aiutare anche nel dibattito attuale, quindi nell'affrontare la contemporaneità e quindi armarci di un bagaglio culturale che poi possa contrastare le derive illiberali, principalmente nel dibattito pubblico che abbiamo. Il secondo e il quarto lunedì, come questo, cerchiamo di presentare libri di contemporanei legati in qualche modo all'attualità. E quando lunedì il mese ha 5 lunedì, lo dedichiamo a statisti liberali che, non mi stanco di ripetere, sono stati pochi nella storia, quelli coerenti e veri, ma quei pochi che ci sono stati hanno avuto un ruolo straordinario nella difesa degli ideali in cui crediamo. Abbiamo dedicato la serata a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Winston Churchill, e il prossimo lunedì presenteremo il libro di Rosario Romeo su Camillo Benso, Conte di Cavour, insieme a 3 storici di vaglia. Che cosa facciamo oggi? Per capire cosa facciamo oggi, allora, presentando questo bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, che come è una sorta di regola non detta, non scritta di molti libri che presentiamo, è più efficace probabilmente il sottotitolo del titolo, nel senso che il titolo è Per una nuova destra. Il sottotitolo è Che cosa dovrebbe essere questa nuova destra? Antitasse, pro libertà, dalla parte dei dimenticati della sinistra. Che cosa vuol dire? Cosa sintetizza? Io credo che la citazione più bella l'abbia data una persona a cui siamo tutti particolarmente legati. Io sono liberale martiniano da sempre, per me c'è Antonio Martino, sempre e comunque, e che ha scritto una cosa molto bella e molto efficace. Essere liberale oggi significa saper essere conservatore quando si tratta di difendere libertà già acquisite e radicale quando si tratta di conquistare spazi di libertà ancora negati. Reazionario per recuperare libertà che sono andate smarrite. Rivoluzionario quando la conquista della libertà non lascia spazio ad altre alternative e progressista sempre, perché senza libertà non c'è progresso. Ecco, credo che questa sia una efficacissima definizione di cosa voglia dire oggi, ma praticamente sempre essere liberale. Questo è un testo molto bello, molto efficace, molto profondo, molto ricco di letture, di riferimenti, di spunti e di suggestioni, perché mette in pratica quello che l'autore Daniele Capizzone, che ringraziamo perché è la prima volta che è in una serata di Lodi Liberale, di essere con noi, perché mette in pratica quello che suggerisce che serva alla destra in qualche modo politica, cioè quella di avere il liberalismo popolare, un liberismo populista paradossalmente, o qualcosa di questo tipo, nel senso che cerca di coniugare i riferimenti a Hayek, a Friedman, quindi ai padri nobili, a banalmente spiegare perché un regista, uno straordinario uomo come Clint Eastwood ci possa insegnare molte cose sull'attualità e molti punti di riferimento ideali. Ci ricorda, per esempio, il leader anti-tasse statunitense, che come dire, fa da anni una battaglia, Grover Norquist, mi metto sempre il nome, che porta avanti da anni una battaglia di riduzione delle tasse sempre e comunque, facendo firmare un impegno
ai candidati a ogni tipo di elezione nel non aumentare le tasse, perché alla fine siamo sempre lì per quanto riguarda una cosa sostanzialmente oggi, diciamo così, scontata cosa dovrebbe essere liberale, cioè voler ridurre il peso dello Stato, ridurre le tasse, liberalizzare, privatizzare, ridurre la spesa pubblica. E quindi tendenzialmente questo è quello che vuole essere il liberismo in economia, in qualche modo, e quindi restituire spazio alle libertà, alla libertà di scelta dei consumatori, degli imprenditori, delle persone, degli individui, per essere più precisi, e quindi partendo dalla convinzione aprioristica che non esista una superiorità di conoscenza da parte del potere, dello Stato, del decisore politico, del sindaco, del parlamentare, del presidente del governo, eccetera, di qualcuno che comunque possa pensare che cosa è meglio per noi dal punto di vista, come dire, economico, e quindi che ci possa dire dove bisogna investire, dove bisogna spendere, dove bisogna andare. E questa è la parte, in qualche modo, diciamo, acquisita come aspirazione e come prerequisito da parte del centrodestra teorico. Poi che lo metta in pratica o oggi lo pratichi anche verbalmente è un'altra partita. Ma quello che ricorda anche Daniele Capezzone è che serve praticare questa fiducia nelle libertà individuali di scelta anche nel tema dei diritti civili. E questa è una cosa che purtroppo in ambito di centrodestra difficilmente viene, come dire, praticata. Vediamo questa primavera, auspicabilmente ci saranno 8 referendum nell'ambito della giustizia, 2 saranno in tema di prettamente diritti civili, quindi l'eutanasia legale e la liberalizzazione sostanzialmente della cannabis, la depenalizzazione della cannabis, sono battaglie schiettamente liberali che credo difficilmente il centrodestra ufficiale combatterà. Credo che qua siamo tutti assolutamente a favore su questo tipo di battaglie, ma credo che questo sia un aspetto da non sottovalutare se si vuole davvero un centrodestra di quel tipo, liberale. Perché è importante? Perché al di là di svolgere nel nostro piccolo il ruolo di diffusore delle idee, poi appunto le idee sono fondamentali perché sono quelle che influiscono davvero nel dibattito pubblico, nel concreto, nelle scelte che devono essere praticate, ma appunto poi, oltre che rimanere nell'empireo delle idee, poi bisogna scendere nella concretezza dell'attività in qualche modo politica, e quindi dare per scontato che essere liberali tendenzialmente dovrebbe voler dire poi metterle in pratica queste idee e non astrarsi in una purezza ideologica che non porta, passatemi l'espressione, a sporcarsi le mani. Quindi è importante questo libro perché ci spiega su tutta una serie di esempi che cos'è stata anche banalmente l'attività sia politica e come si è arrivata, della Thatcher, dello stesso Reagan, e quindi ci delinea alcuni perimetri ideali. E l'autore lo sintetizza efficacemente in questo modo. È uno spartiacque sottile ma decisivo. I progressisti illiberali, o anche semplicemente aliberali, vogliono in genere una legge in più, un intervento dello Stato in più, una codificazione in più. I liberali dovrebbero invece battersi per una legge in meno, per un intervento dello Stato in meno, per non codificare e regolamentare ciò che già appartiene all'individuo e al libero dispiegarsi della sua volontà. Se una cosa, e qui è straordinario, si ripete troppo poco, ma insomma, è anche qui è decisivo, se una cosa non è ancora regolata, non dovrebbe essere considerata illegale, ma semplicemente libera, concetto che sfugge sia agli autoritari sia ad alcuni cosiddetti progressisti. Sono due mondi diversi che in ultima analisi, in cattiva fede gli autoritari di ogni colore, in buona fede alcuni progressisti, finisce per limitare l'individuo e chi, al contrario, da liberale punta a limitare lo Stato. Ecco, questo è quello che dovrebbe fare un centrodestra, in qualche modo una politica liberale, poi insomma, di solito viene più accolta nell'ambito del centrodestra. Quindi ringrazio Daniele Capezzone per averlo innanzitutto scritto questo libro, poi per essere venuto a presentarlo con noi. Con noi ci sono un vecchio amico di Lodi Liberale, che ormai Giovanni Sallusti, lo zio, mi perdonerà, ogni tanto lo facciamo questa battuta, cioè il Sallusti quello giusto, scherzo, Alessandro Sallusti è una persona... Prendo atto della tua battuta. L'ho già fatta tante volte, quindi non è una novità. Alessandro poi verrà a presentare il suo libro, peraltro in presenza a marzo, il nuovo libro che ha scritto con Palamara, quindi gode della nostra stima, ma insomma tu sei il liberista di famiglia, quindi grazie di essere tornato con noi. Cecidiano Doc, quindi questa tua partecipazione ce l'ancora ricordiamo, insomma, questo credo che sia davvero il tuo punto di riferimento. E poi una persona che
credo segua ormai Lodi Liberale da un po' di tempo, ma che non abbiamo mai potuto, non eravamo riusciti a coinvolgere, che Sergio Scarpelli, insomma, ha coniugato anche lui la diffusione delle idee, l'attività politica concreta, adesso è presidente dell'inchiesta Club, e credo che voglia anche lui in qualche modo un centrodestra diverso dall'attuale. Parto dalla, e poi cedo subito la parola all'autore, da una speranza, perché io credo, senza tema di smentita, che dal punto di vista dei riferimenti valoriali, delle parole d'ordine, degli slogan, delle battaglie che si dichiara di voler combattere, oggi probabilmente è il centrodestra meno liberale degli ultimi 30 anni. Come ripeto, parole d'ordine, persone coinvolte, eccetera. C'è un percorso, una, secondo me, una ricchezza di case editrici, di think tank come l'Istituto Liberale, l'Istituto Bruno Leoni e quant'altro, che potrebbero essere assolutamente una fucina di proposte, di idee, di coinvolgimento, che però non viene messa in pratica. Ma la speranza, bisogna sempre essere degli ottimisti razionali, per citare Matt Ridley, oggi, quando il centrodestra ha dovuto fare la proposta di quali sono dei nomi che possono essere spendibili per il Quirinale, poi vediamo se sono candidati di bandiera o sono davvero i candidati su cui poi poter convergere nell'ambito delle votazioni, ha fatto il nome semplicemente di tre persone che a vario titolo, in vario modo, sono assolutamente liberali, ovvero Marcello Pera, che è liberal conservatore, lo potremmo definire, ma ha svolto la sua attività di studioso, è stato una delle principali persone che ha studiosi che ha introdotto Popper in Italia e quindi ha una sua interpretazione del liberalismo, ma credo che non possa che definirsi liberale. Carlo Nordio, a noi particolarmente legato, perché ha più venuto più volte, anzi sempre, a presentare i suoi ultimi libri, dichiaratamente liberale e magistrato assolutamente impegnato a suo tempo, come dire, nel praticare il ruolo davvero del magistrato, quello silenzioso, come dire, non demagogico, che, e l'ha detto più volte, che per esempio nell'ambito del processo, quando dovesse trovare, pur essendo stato un PM, delle prove che portano a scagionare la persona che sostanzialmente è sotto processo, non lo vede come qualcosa di, non lo vedeva come qualcosa di negativo, ma come qualcosa di positivo, perché non è a prioristicamente, anzi tutt'altro, giustizialista, forcaiolo e quant'altro, ma ha una concezione anche della giustizia in Italia schiettamente liberale, di cui ce ne sarebbe un disperato bisogno oggi. E poi Letizia Moratti, imprenditrice, dire, anche lei con una esperienza politica attiva passata e presente, e di famiglia peraltro liberale, perché il padre, come dire, fece la resistenza nel campo liberale, essendo peraltro nella brigata, nel gruppo di Edgardo Sogno, altra persona a cui come punto di riferimento ideale noi siamo particolarmente vicini. Quindi, in qualche modo, quando c'è da fare l'indicazione della massima carica dello Stato, l'attuale centrodestra, che credo, perlomeno sono convinto, oggi sia il meno liberale degli ultimi 30 anni, in maniera, spero simbolica, spero di buon auspicio, ha voluto ripartire da tre figure liberali. Speriamo che non sia solo, come dire, appunto una bandiera sventolata, speriamo che da qui possa ripartire in qualche modo un percorso, peraltro viene delineato perfettamente dall'autore, poi credo che ce ne parlerà anche il meccanismo delle primarie, e quindi stasera discuterne con questi tre relatori d'eccezione credo che possa essere quanto mai utile e arricchente. Quindi grazie ancora e cedo subito la parola a Daniele Capizzone. Il quale ringrazia Lorenzo, ringrazia Lodi Liberale, ringrazia gli autorevolissimi relatori Sergio Scalpelli e Giovanni Sallusti, ringrazia coloro che sono in ascolto. E sarò brevissimo, perché mi importa provare a mettere sul tavolo pochi elementi, sono invece poi ansioso di ascoltare le riflessioni di Giovanni e di Sergio. Questo è un piccolo libro di idee. Non è un libro di elogi per l'attuale centrodestra, tutt'altro, però questo mi importa, è un libro dall'approccio costruttivo e rispettoso nei confronti dell'attuale centrodestra, avendo definitivamente da alcuni anni lasciato l'arena politica, ma non l'arena delle idee, posso permettermi una distanza. Ma anche però
una vicinanza intellettuale e dire che rifiuto l'atteggiamento degli scettici blu, di quelli col ditino alzato, di quelli con la matita blu, che ogni giorno stanno lì a dire quanto fa schifo questo centrodestra, tutte le ragioni per impiccare i leader attuali, futuri e potenziali del centrodestra. Questo non mi pare costruttivo, mi pare semmai per un verso poco razionale, perché tu privi di un apporto liberale uno schieramento, e per altro verso mi pare anche un po' furbesco da parte di alcuni, perché per chi non ama il centrodestra è il classico modo per intimidire anche personalità della società civile che dovessero osare avvicinarsi, dovessero osare impegnarsi, dicendo ah guarda dove ti vai a infilare, in mezzo ai fascisti, in mezzo ai sovranisti, in mezzo ai populisti, cioè, c'è sempre, diciamo, un liberale di quelli con la patente, no? Perché poi sapete, ci sono i liberali dell'ufficio patenti che rilasciano e ritirano le patenti agli altri, poi di tanto in tanto questi liberali una volta si ripresentano per l'obbligo vaccinale, un'altra volta arruolano perfino gli scomparsi fautori dello stato minimo tra i sostenitori delle tesi di Speranza, e diciamo il malcapitato, non essendo più tra i vivi, non può neanche difendersi, però, e poi ti spiegano che sì, ok, per meravigliose ragioni liberali, liberiste, libertarie, bisogna votare a sinistra. Ecco, io non appartengo, diciamo, a questo tipo di approccio culturale, che trovo molto fascinoso, molto furbo, molto propedeutico a essere sempre in buoni rapporti con i governi, per chi ama il genere anche ad avere tante consulenze. C'è invece un'altra strada che è più solitaria, ti lascia come un cane bastonato da una parte, reietti, derisi, però ti consente anche di essere un po' più libero e, come accade per gli amici che sono qui questa sera, conversare con un bel sorriso. Quindi il libro è intanto rispettoso del centrodestra che c'è, pur consapevole dei suoi limiti, e molto desideroso di un centrodestra che ancora non c'è, ok? E che a mio personale avviso non dovrebbe prendere la forma di un terzo partito, un quarto partito, di un'altra lista, di un'altra gamba, di un'altra componente. Francamente io diffido di queste operazioni, che per ora sono state essenzialmente tentate sul lato centrista del centrodestra, e sono in genere delle operazioni molto sexy per i peones, molto sexy per il ceto politico e abbastanza, diciamo, respingenti per gli elettori. A mio avviso invece il tema sarebbe quello, da un certo punto di vista per fortuna, da un altro punto di vista purtroppo è realistico che si voterà tra 12, 13, 14 mesi, c'è un tempo, sarebbe opportuno che il centrodestra si dedicasse anche un po' a una riflessione di fondo, a, diciamolo pure, a un lusso che da troppi anni il centrodestra non si concede, forse non se l'è concesso dal 94, cioè il lusso di un dibattito profondo di idee. Da siamo liberali, crediamo nel mercato, e apriamo anche il mercato e la competizione delle idee in uno spirito, però, questo mi importa, unitario. Nessuno di noi è tanto influente e tanto ricco come era il fondatore di National Review, William Buckley, nel 1955. Ma lo spirito dovrebbe essere quello. Che cosa disse Buckley? Beh, tutti quelli che sono contro lo stalinismo e per il mercato si mettano sotto una tenda. Poi ognuno avrà i suoi think tank, i suoi centri studi, le sue riviste, i libri che preferisce, le sue differenze, ma proviamo a organizzare fusionismo, eccetera. Non ho bisogno di ribadire qui cose che sono il vostro pane quotidiano. Fatto questo cappello introduttivo, il libro ha, se volete, tre obiettivi più uno. Il primo è stato evocato dalla generosa introduzione di Lorenzo. Grover Norquist non è semplicemente il guru antitasse, è, secondo me, il portatore di una visione. Leave us alone, lasciateci in pace.
Ecco, io naturalmente non si pretende che in un paese dell'Europa meridionale in cui le istanze di protezione sono forti, non voglio negarle alle 21:20 di una sera di fine gennaio, comprendo bene. Però introdurre nella discussione pubblica, almeno come anticorpo, qui ci vuole un po' di sana diffidenza nei confronti della decisione pubblica, ecco, questo mi sembra importante. Mi pare che non ci sia abbastanza nel centrodestra politico. C'è molto fra i suoi elettori, ci verrò, soprattutto quelli assai maggioritari del settore privato, forse la classe dirigente, anche per una serie di ragioni che, ripeto, voglio comprendere nei casi migliori. In qualche caso comprendo meno quando invece si tratta di difendere municipalizzate, inefficienti, monopolistiche, poco competitive. Chiudo questa parentesi. Però ecco, il bivio che Lorenzo così gentilmente evocava attraverso una citazione del libro, il bivio, il vero bipolarismo tra chi vuole allargare la sfera della decisione pubblica e chi invece la vuole restringere espandendo la sfera della decisione privata. Questa discussione, in modo naturalmente non ideologico, non sgradevole, non escludente verso nessuno, ci mancherebbe altro, però insomma, ecco, portarla nella discussione pubblica mi sembrerebbe importante. Seconda questione. Va bene, io sono un vecchio tifoso del Partito Conservatore Inglese, di un conservatorismo che includa la libertà taccerienamente, o di un Partito Repubblicano Americano. Sono e resto convinto che una evoluzione favorevole del sistema politico italiano fu mancata purtroppo per una serie di circostanze tra il 2008 e il 2013, quando Berlusconi ebbe la positiva intuizione del PDL e Veltroni dall'altra parte lavorava al PD. Sappiamo quanto fossero contraddittorie, piene di difetti l'una e l'altra cosa, ma purtroppo si è finito per buttare oltre all'acqua sporca pure il bambino, quando invece quella poteva essere una direzione di marcia. Con realismo mi rendo conto che oggi tu non puoi proporre al centrodestra italiano lo scioglimento dei tre partiti maggiori e delle altre formazioni minori che ci sono. Dico però, se anche questo obiettivo non ve lo date per oggi, capisco, non precludetevelo per domani, ok? Tenete aperta questa discussione e almeno quale che sia l'assetto di questo centrodestra, anche un assetto pluripartitico, per favore riflettete sul meccanismo delle primarie, non come le fa il PD, Dio ce ne scampi, cioè come, diciamolo pure, una fotografia di pesi già preesistenti al momento del voto, ma invece sul modello americano, con l'obiettivo di una corsa lunga. Può impiegarci 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, coinvolgendo i territori. Corre Giovanni che è il frontrunner? Bene, però si confronti con Lorenzo e poi si confronti con un'altra persona. È probabile che il frontrunner vincerà, però avrà i suoi momenti difficili, dovrà farsi forte delle ragioni di Lorenzo. Lorenzo potrà inserire nella discussione dei temi forti e magari sarà il running mate di Giovanni nella corsa. E anche i più furbetti, se però partecipano alla corsa e poi partecipano alla convention finale in cui Giovanni è il campione, poi diventa più difficile abbandonarlo a campagna elettorale in corso. Allora, e soprattutto, scusa se è poco, parti con una campagna elettorale con 4, 5, 6 mesi di anticipo, con un elemento di mobilitazione, di discussione di idee che coinvolge tutti. Terzo elemento che è strettamente collegato a questo precedente, ecco, in un libro che è molto rispettoso e anche elogiativo per alcuni versi di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, io muovo però una critica di fondo. A me pare che anche per una serie di ragioni loro si stiano in questo momento contendendo lo stesso tipo di elettorato, ok? In qualche caso anche un po' di classe dirigente, regione per regione, vieni con me, no? Vai di là, con chi stai, quel consigliere regionale va a Fratelli d'Italia, va alla Lega, per carità, tutto comprensibile, competition, va sempre bene. Però, anziché contendersi quella medesima fetta, a me sembrerebbe importante preoccuparsi di una fascia più grande di elettori,
potenzialmente di centrodestra, che molto spesso si sentono un po' abbandonati. E chi sono questi signori? Vabbè, lo dico con grande rozzezza, ma un lettore meno rozzo dirozzerà il concetto. Secondo me ci sono dei forgotten men italiani. E chi sono questi signori? È il settore privato, le partite IVA, le piccole e piccolissime imprese, i lavoratori del privato, i dipendenti di queste stesse imprese. Che, parliamoci chiaro, anche in questi 2 anni di pandemia sono stati i veri soggetti bastonati della vicenda. Vedi, Lorenzo, se tu prendi, guarda come voglio essere costruttivo, se tu prendi l'attività parlamentare di tanti esponenti di centrodestra, per esempio nelle commissioni economiche dei 3 partiti, e tu esamini i loro emendamenti in materia fiscale, quasi sempre li trovi assolutamente condivisibili. Io anzi voglio dare atto che i parlamentari delle commissioni finanze e bilancio, di Camera e Senato, di Fratelli d'Italia che sta all'opposizione, di Forza Italia che sta al governo e sembra quasi sempre contenta di ciò che fa il governo, e della Lega che sta al governo e sembra spesso meno contenta di quello che fa il governo. Quindi 3 partiti che hanno delle posizioni assai diverse. Però se tu esamini l'attività emendativa e parlamentare dei loro deputati, dei loro senatori, è spesso condivisibile. Punto a capo. Qual è però il problema? Non hai quasi mai la sensazione che quelle battaglie siano nella prima, nella seconda, nella terza priorità. Non hai mai la sensazione che su quello chi è all'opposizione vada a una sfida durissima col governo e chi è nel governo tracci una linea rossa dicendo agli altri partner della maggioranza: questa linea non la puoi oltrepassare perché qui ci sono i taxpayers che noi dobbiamo difendere. Ecco, questa è la mia preoccupazione, e nessuno mi leva dalla testa che anche alle ultime elezioni amministrative, lascia perdere il tema che pure esiste, di candidati spesso sbagliati, di tempistiche sbagliate, ok, tutto questo lo sappiamo, bene, vale soprattutto per Roma e per Milano, ma nessuno mi leva dalla testa che in quei 2 o 3 mesi decisivi in cui i contribuenti italiani, in particolare le partite IVA, erano drammaticamente sotto attacco, un po' di elettori abbiano sentito troppo bassa la voce del centrodestra su questi temi. E certo non sono andati a votare per la sinistra, però non si sono messi né la giacca, né il cappotto, né la cravatta, non sono andati a votare. Se questa cosa si ripete al voto politico, anche quei sondaggi per i quali il centrodestra si compiace rischierebbero di essere smentiti e rovesciati. Allora, ho sviluppato questi 3 microconcetti, ne resta un ultimo, vi rubo un paio di minuti e così, diciamo, chiudo da dove avevo iniziato, dalla preoccupazione sulle idee. Io lo dico in modo anche un po' provocatorio nel libro, senza volontà di essere men che rispettoso nei confronti di altre culture politiche. Io percepisco una rietta, non solo in Italia, sia chiaro, perfino in Inghilterra, per capirci, perfino il governo conservatore di Boris Johnson sui temi economici non è esente dal tema che sto per evocare. Io sento una rietta di socialismo post-Covid, lo dico con molta franchezza. Vedo un'aria per la quale tanti in buonissima fede, altri un po' più furbescamente, pensano di consegnare gli strumenti della ripresa solo alla mano pubblica. Voi sapete che io non sono un fan del PNRR per 1000 ragioni, ma non voglio entrare nei dettagli di questa sera. Ma quello che mi preoccupa è il concetto di fondo. Ma come si può pensare? Qui ci vuole Hayek che sta lì e che ci guarda, la presunzione fatale. Ma come si può pensare nel 2022 che tu hai, anche se tu avessi la più saggia dei presidenti della Commissione europea, i più saggi dei commissari europei, i più saggi e visionari dei primi ministri italiani, i più saggi e visionari dei ministri dei diversi settori amministrativi, ma come puoi pensare che dei funzionari pubblici sappiano loro come allocare una massa enorme di risorse per 7 anni e che la ripresa viaggi soltanto con risorse pubbliche, settore pubblico e decisioni pubbliche, essendoti totalmente dimenticato una politica supply side a favore della parte privata, di taglio di tasse, di taglio di regolazione? È questa discussione che a me manca. Ecco, mi piacerebbe che il centrodestra ragionasse non solo, e ha ragione,
sull'egemonia culturale che tuttora persiste da altre parti, perché le direzioni dei giornali, perché, vero. Non solo sui tecnocrati e i mandarini che arrivano contro. Ok, va bene, però basta con queste calde lacrime, andiamo alla pars construens. Ma che cosa fa il centrodestra per imporre un piano di discussione diverso pro settore privato? Ecco, questo è quello che ho provato a mettere in quelle 250 pagine e che ho concentrato in 8-9 minuti di sproloquio, spero non spiacevolissimo. Grazie. Esattamente il contrario, grazie all'autore e grazie a Daniele che ci ha ricordato una cosa molto semplice su cui spesso non si riflette, che il PNRR quello è, cioè è sostanzialmente un'identificazione a livello in qualche modo centrale di obiettivi, come dire, tecnologie da utilizzare e finalità. Condivisibile o meno, è un'impostazione che è tutto fuorché liberale di fondo. Poi può essere condivisibile in alcuni aspetti, eccetera, ma appunto parte dal presupposto che appunto bisogna arrivare lì, c'è un percorso da seguire e tutto si fa, non l'abbiamo ancora detto, a debito, che è un altro dei temi che come dire, spesso si dimentica di affrontare, perché tutto questo poi presupporrà che qualcun altro, cioè i nostri figli e nipoti, ripagheranno questo debito con maggiori tasse o minori servizi nel caso in cui vengano tagliati quelli utili, oppure auspicabilmente minore spesa pubblica quando ci sono sprechi. Però questo aspetto della prospettiva futura tendenzialmente si dimentica di sottolinearlo. E cercando, e l'autore lo fa benissimo nel libro, di mettere in pratica anche un'altra citazione che a me è sempre piaciuta, che è quella di Barry Goldwater, che in qualche modo è quello che ha fatto svoltare i repubblicani americani. L'estremismo nella difesa della libertà non è un vizio e la moderazione nella ricerca della verità non è una virtù. Questo perché, lo dice benissimo Daniele, moderato non sembra voler dire moltissimo, anzi in genere produce un assembramento di eletti e una fuga di elettori. Guai al complesso di inferiorità di chi vuol farsi accettare, di chi vuol farsi elogiare dagli avversari. Per lo più tutto ciò è prodromo e garanzia di sconfitta culturale e politica. Al contrario, servirebbe una componente combattiva, conservatrice e libertaria, euroscettica in nome del mercato, orientata alla battaglia senza quartiere pro impresa e antitasse, vocata alla difesa dell'individuo contro le prepotenze statali e burocratiche, capace di fare di questi temi non l'ultimo punto in ordine di importanza nel proprio menù politico, ma la prima e quasi ossessiva priorità. Manca un pezzo di destra che anteponga la libertà ad altri valori, che si rivolga a elettori radicalmente antisinistra e tuttavia inquieti per la sorte della libertà nel nostro tempo, sempre più spesso sacrificata e sacrificabile in nome dell'emergenza. Molti si dichiarano inquieti per tante cose, ma pochi sembrano esserlo per la libertà. La sinistra è ontologicamente interessata ad altri valori, la giustizia, ora i diritti, eccetera. Ma pure la destra è spesso prevalentemente incline al paternalismo, altro vizio di una certa destra che a noi non piace, e alla protezione. Se sta in pena per qualcosa, raramente si tratta della libertà. E qui cedo subito poi la parola a Giovanni Sallusti, che ha scritto un libro molto importante, molto bello, che è quello del sul politicamente corretto la dittatura democratica, perché è un altro aspetto che è inquietante, cioè non si può più dire ciò che si pensa in alcuni ambiti utilizzando alcuni strumenti, perché si diventa dei paria democratici, delle persone che non sono ammesse o ammissibili al dibattito pubblico, e questo è un altro degli aspetti che deve essere combattuto, nel senso che Giovanni ricordava nel suo volume, vediamo se me lo ricordo correttamente, che non si può più, lui ha sostanzialmente le caratteristiche che oggi sono qualcosa di negativo: è bianco, è conservatore, è occidentale ed è eterosessuale. Sono quattro cose che solo per manifestare o meno culturalmente, esatto, questo è come dire, una rivendicazione che, detta in positivo, presuppone quasi una considerazione che invece tutto ciò che è diverso da ciò che cui si crede deve essere combattuto. Non è esattamente così, è semplicemente una rivendicazione identitaria in senso tecnico, valoriale, ma neutra. Quindi Giovanni su questi temi ha riflettuto anche lui, sia sulla stampa che scrivendo questo bel libro, e quindi è importante che ci sia con lui anche lui stasera. Giovanni, a te. Sì, io vi ringrazio molto dell'invito, come sempre, ma in questo caso a maggior ragione.
Perché davvero il libro di Daniele Capezzone è un libro necessario, cioè l'aggettivo che io userei è, per sintetizzare il mio approccio con questo libro, è necessario. Ora tu mi dirai, vabbè, certo, ti ho invitato, devi parlare bene del libro, dell'ospite, di cui ho anche stima, amicizia sincere, quindi è, come dire, è una captazione, un'esagerazione. No, invece voglio spiegare perché proprio è tecnicamente necessario. E magari, tra l'altro, su alcuni snodi del libro, dell'attualità, possiamo anche essere non totalmente d'accordo, io e Capezzone, grazie a Dio, perché non siamo due cloni, se no saremmo in un mondo monolitico e non liberale. Ma il libro, la tesi di fondo del libro, il percorso del libro, sono davvero... come dire, il bivio davanti a cui sta oggi il centrodestra o l'area politico-culturale di riferimento. Perché dico questo? Tutto è, in questo caso, come dire, è vero che il sottotitolo, vabbè, è strepitoso e fa godere intellettualmente quelli come noi, ma il titolo per una nuova destra è proprio quello che voglio dire io. Il primo pregio di questo libro, secondo me, infatti, è un pregio di metodo, prima ancora che di merito. Cioè io trovo che questo libro sia pensato, sviluppato all'insegna di un realismo intelligente, che è quello che ci serve oggi. Perché dico questo? Sai che io, mi è capitato anche negli interventi a Lodi Liberale, spesso, diciamo, critico il mio mondo, il mondo liberale, appunto, anche il libertario spesso, eccetera, di peccare di realismo, no? Cioè di indugiare magari una forma appunto di astrattismo, di dogmatismo, di compiacenza dei principi sacrosanti, secondo me, ma come dire, no, che rimangono sterile accademia, e di avere, come dire, di non contaminarsi con la tradizione del realismo politico che invece giudico necessaria. Questo libro, ecco, non ha questo difetto, anzi ha il pregio opposto, cioè parte, come credo abbia accennato anche Daniele nel suo intervento, da una fotografia dell'esistente. E da, come dire, tenta di individuare le leve nell'esistente per andare verso quella nuova destra. Perché dico che è un realismo intelligente? Proprio come tutti i realismi intelligenti, nel senso politicamente intelligenti, non si accontenta della fotografia dell'esistente. Cioè, se no sarebbe, come dire, cinismo, no? Tirare la nottata, come dire, quel famoso sguazzare nel salotto, a volte infarcito di consulenze, di cui accennava Daniele prima, di alcuni presunti liberali, no? No, il realismo intelligente, come dire, mette la fotografia in premessa e poi tenta una prognosi, una diagnosi, non un percorso. Questo è palese, secondo me, nel libro ed è la cosa proprio interessante come metodo. Ho notato con davvero grande piacere che alla fine del libro, nella conclusione, Daniele cita Machiavelli, Machiavelli diretto da Michael Lyden in particolare, ma comunque tra l'altro altro, come dire, autore inspirabilmente misconosciuto in Italia quando si tratta, a mio giudizio, di un autore fondamentale, Michael Lyden, ma in realtà è misconosciuto anche Machiavelli nella Vulgata, dice giustamente Daniele, no? Perché ricorda come tutto il, diciamo, bagno di immersione crudo nella sozzura, anche, diciamo, amorale, no, del principe, e poi però il principe contempla l'ultimo capitolo di cui quasi tutti si dimenticano, che è l'esortazione a prendere l'Italia e a liberarla dai barbari. Cioè tutto questo realismo anche estremo di Machiavelli contempla un progetto, no? Un agire, una trasformazione della realtà. E ho apprezzato, perché ho trovato confortata la mia idea che il filo conduttore di questo, diciamo, metodologico di questo libro fosse il realismo intelligente, che occhio non è solo una pippata di metodo come sembra la stia mettendo io, ma già di per sé il realismo intelligente è, come dire, l'antitesi del costruttivismo, no, del prescrittivismo estremo, dell'ingegneria sociale intellettuale tipica della sinistra. Cioè già in questo metodo, secondo me, c'è un percorso di merito, e quindi ci tenevo a sottolineare, diciamo, anzitutto questo aspetto. Stando al merito, per non tediare troppo chi ci ascolta, diciamo, questo libro è, appunto, tenta di colmare il fossato tra quello che c'è e quello che dovrebbe o potrebbe esserci, e emerge, ma Daniele è estremamente sincero in questo, credo, la difficoltà, mai la rinuncia o tantomeno il disfattismo, ma la difficoltà di costruire, no, di colmare questo fossato. Volevo sottoporre semplicemente la nostra riflessione, diciamo, un escursus storico che mi ha fatto chiedere
quanto sia difficile in Italia questo tentativo e all'estremo se sia davvero possibile, ma ovviamente breve. Ma mi sono chiesto questo, no? Nel libro Daniele giustamente diciamo nomina la Costituzione italiana, che non è un dettaglio, ma è l'architrave della nostra convivenza civile, come uno di quei Moloch ipersacralizzati, ma come dire, ormai fisiologicamente, anche visto come dire l'età, l'età che ha, diciamo fattori di irrigidimento del sistema, no? Allora io, in effetti, ragionandoci, la Costituzione, diciamo, è stata stesa, condivisa, da tre macro aree culturali, nessuna delle quali era liberale, perché c'era, diciamo, la matrice socialista in tutte le sue declinazioni, no? Cioè dal marxismo duro e puro dei comunisti alle varie sfumature socialdemocratiche, ma insomma la matrice socialista. C'era la matrice azionista, che a volte solo un grande tarocco mainstream a volte ha tentato di spacciare come liberale, ma nobilissima matrice, ma altra cosa. Si pensi solo a, come dire, le posizioni sulle aziende di Stato che derivano da quella tradizione. La terza, quella del solidarismo cattolico, anch'essa altrettanto stimabile, ma che tenterei a definire liberale, no? Poi è vero che, come dire, per stare in tema di Quirinale, è l'essere in Audi Presidente della Repubblica, no? Ma era un po' la mosca bianca prestigiosa, il fiore all'occhiello, ma la Costituzione, in chi l'ha scritta, e questo si vede nel testo, aveva proprio un deficit di cultura liberale alla base, e questo non è stato irrilevante perché ha viziato tutto il percorso successivo, no? Tant'è che io credo che a un certo punto, visto che Daniele ci ricorda la necessità di costruire un partito interclassista, io sono perfettamente d'accordo con lui. Diciamo, il partito interclassista nella Prima Repubblica fu alla fin fine la Democrazia Cristiana, banalizzando, no? Che però ben presto, secondo me, costruì, diciamo, con gli amici del pentapartito, una sorta di corpaccione statalista, no? Cioè questa cosa andò, diciamo, peggiorando in corso d'opera, ma alla fine costituì un corpaccione statalista. Che, diciamo, peraltro io avrei votato quel corpaccione perché c'era una cosina che si chiamava Guerra Fredda, e in questo corpaccione c'era il Partito Liberale come partito degli ottimati, degli industriali, degli alto borghesi, ma anche lì era quasi una quota di minoranza, ma la cultura di fondo era quella. Cade la Prima Repubblica, c'è la Seconda Repubblica, c'è la grande avventura del berlusconismo, a cui io sono un grande stimatore del personaggio Berlusconi, non fosse che per le 5 Champions League del Milan, ma al di là degli scherzi, fino al 94 considero il suo percorso all'insegna del genio, e chiunque nega questo genio imprenditoriale, visionario, comunicativo, il bilancio politico è molto più in chiaroscuro, nel senso che fu grandissima la pars destruens, cioè costruire qualcosa in 3 mesi e impedire che un partito che di fondo era ancora il PC vincesse delle elezioni da solo, perché le elezioni del 94 senza Berlusconi sarebbero state le elezioni della Bulgaria, cioè nel senso il CPDS avrebbe vinte da solo, quindi non è una pass destres irrilevante, io glielo riconoscerò a vita, e in 20 anni, diciamo, di dare un'alternativa elettorale a quella cultura che secondo me non è mai cambiata, e lo si vede oggi dai commenti che fanno, diciamo, i suoi eredi quando si propongono delle candidati centro-destra al Quirinale. Si vede quanto la cultura comunista, soprattutto nel senso berlingueriano della presunta superiorità morale, eccetera, sia rimasta, no? Quindi la pars destruens è spletata. La pars construens, anche lì devo riconoscere che, come ha detto più volte il mio maestro Vittorio Feltri, presentarsi sbandierando la parola d'ordine della rivoluzione liberale e non abolire neanche gli ordini professionali, suona difficile dire che la pars construens sia stata soddisfacente, no, per noi, così, e ci riconosciamo in quella parola d'ordine. Ora, tutta questa pippata storica per dire, mi sembra che ci sia proprio una difficoltà al quadrato, no, perché allora già è difficile portare nel dibattito politico posizioni, diciamo, anti-apparato rispetto alla politica, no, poi come quelle liberali. In Italia credo che ci sia una difficoltà al quadrato culturale, storica, anche di delusioni, tentativi abortiti, frustrazioni in quell'elettorato che, come ricordava Daniele, spesso se ne legittimamente esercita il diritto d'astensione, e quindi mi chiedo se quel non ancora che lui ci esorta a provare a mettere in opera è possibile in Italia. Io, che non sono un disfattista per formamenti, ovviamente non sto dicendo tutto questo per dire no, sto dicendo che mi sembra sia una difficoltà ulteriore, no, a
prendere la posizione, diciamo, liberale liberista all'anglosassone di Daniele e calarla nella triste realtà italica. Però credo che, ed è l'ultimo merito che mi ero segnato, ma solo in ordine logico, ultimo, ma preponderante a livello intellettuale del libro, è di indicare delle direttrici, no? Delle direzioni per provarlo, questo tentativo, se vuoi titanico, visto questa difficoltà al quadrato di cui dicevo. E diciamo, guarda, la prima parola d'ordine che mi sono segnata e che non mi stancherei di ripetere all'infinito, sottolineata da Daniele, è il fusionismo, che anche questo, detto così, sembra una pippa di intellettuale, invece è veramente la condizio sine qua non. E il fusionismo è all'origine della svolta che ricordavi tu di Coldwater in America, nel movimento conservatore, che diede un incredibile colpo di reni, che poi realizzò il miracolo Reagan, no? Perché alla fine degli anni 70 un'America prostrata, per la prima volta anche in finestra di vulnerabilità militare rispetto all'Unione Sovietica, delusa con le ferite del Vietnam, accade il miracolo Reagan. Ma perché c'è stato a monte un lavoro, spero di non equivocare, affine a quello a cui ci esorta Daniele, di elaborazione intellettuale, non intellettualistica, intellettuale, confronto con la società, think tank, riviste che nascono, crescono e magari ci sono anche delle riviste che fanno da controcanto ma all'interno di un alfabeto condiviso. Insomma, quella questione del fusionismo è una delle parole d'ordine chiave, secondo me, da cui ripartire, che si accompagna, secondo me, come modello politico a quello che Daniele ci mette come esempio del Partito Repubblicano, no? Perché lui ha ragione, il PDL era un'idea giusta sulla carta, poi forse per i motivi anche che ho ricordato io sopra ebbe delle gambe troppo fragili e si afflosciò, ma quell'idea lì non era sbagliata, anzi è la traduzione a livello di contenitore politico del fusionismo, no? Poi io non sono affezionato, come credo Daniele, ai contenitori politici, ma un'idea del genere va assolutamente messa in campo. Quella è la direttrice, secondo me, principale da prendere del percorso di Daniele, e forse c'è una dice positiva, no? Nel senso, ci dice cosa fare. Nel libro c'è anche, secondo me, una direttrice che ci indica un po' cos'è mancato e cosa manca, che può essere altrettanto istruttivo per tutti noi, e poi quindi mi taccio. Cioè, secondo me manca questo. Lui parla, e davvero mi sono commosso a rileggerlo, perché, come sai, sono lievemente un ammiratore del personaggio. Cioè, lui parla, quando riepiloga la stagione degli anni Ottanta, diciamo, lui parla di momento Reagan, perché alla base del fenomeno Reagan ci fu tutto quel lavoro intellettuale di ricucitura della società americana, bla bla bla, ma a fare veramente la differenza fu quello che Daniele ricorda come momento Reagan, cioè un'iniezione inaspettata, improvvisa, controintuitiva, ma proprio per questo trascinante e inarrestabile, lo vedevi anche sulla mappa, no? Era tutta una mappa rossa, nel senso che gli stati andavano tutti ai rossi americani, che sono i repubblicani, e questo clima, diciamo, questo clima che generò Reagan, è questa cosa, è mancata secondo me quasi sempre, ed è quello che ci vorrebbe oggi. Perché io credo, e con lo stesso spirito di Daniele, assolutamente non da maestrino o inutilmente polemico, ma da modesto osservatore critico, è mancato nella recente stagione del centrodestra, ma non solo, diciamo, italiano. Cioè, se io penso alla stagione che abbiamo banalizzato come sovranismo, per capirci, anche la stagione Trump-Johnson, su cui ho scritto, soprattutto Trump, ho scritto, diciamo, nel mio piccolo, come Daniele, delle cose positive che confermo tuttora al mille per mille, intendiamoci. Ma ecco, se vogliamo prendere i due idealtipi, mi sembra che rispetto a Reagan, Trump, che ha fatto una politica sicuramente liberista contro tasse e burocrazia, che ha rianimato i forgotten men americani assolutamente, no? Che ha ricucito delle ferite, quindi io trago un bilancio positivo dell'esperienza Trump. Se dovessi dire cosa gli è mancata, e quindi a cascata, diciamo, su tutto il cosiddetto momento sovranista, che a volte è stata anche un'imitazione mal riuscita, è mancato quel momento speranza. Cioè non si è passata nella migliore delle ipotesi ci si è fermati a tematizzare la rabbia, perché non voglio cadere nella caricatura del circolino mainstream, non è che sono gli arrabbiati beceri con la bava alla bocca, no? Davano delle risposte che altri non davano, ma si fermavano a quel livello, non sollevavano un grande sogno. Alla fine un grande sogno fu sollevato appunto
poi secondo me, come ho detto, tradito o non realizzato, ma fu sollevato solo nel 94, una cosa un simile momento Reagan. Lasciamo stare gli esiti, ma come momento fu quello. Allora, secondo me bisogna pensare un 94 5.0, perché l'irruzione di un momento del genere è condizio sine qua non, se no ci giocheremo bene o male la partita del Quirinale, Salvini prenderà 2% in più o in meno della Meloni, probabilmente il centrodestra andrà anche a governare prima o poi, perché prima o poi questa così della volontà dell'elettorato prenderà, no? Anche forma istituzionale, ma non ci sarà il grande cambiamento a cui ci sprona Daniele, che ci sarà solo se sapremo costruire un momento Reagan 5.0. Ho finito. Grazie Giovanni, e per nobilitare questo poi entrare in campo, scendere, insomma c'è Daniele cita un bellissimo discorso di Theodore Roosevelt, lui è appunto l'uomo nell'arena in qualche modo, no? L'onore spetta l'uomo che realmente sta nell'arena, il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore, dal sangue, che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente perché non c'è tentativo senza errori e manchevolezze, che lotta effettivamente per raggiungere l'obiettivo, che conosce il grande entusiasmo, la grande dedizione, che si spende per una giusta causa, che nella migliore delle ipotesi conosce alla fine il trionfo delle grandi conquiste e che nella peggiore delle ipotesi, se fallisce, almeno cade sapendo di aver usato abbastanza. Dunque il suo posto non sarà mai accanto a quelle anime timide che non conoscono né la vittoria né la sconfitta, e quindi cercare di avere un punto di riferimento ideale, un'elaborazione fatta propria, approfondita, diffusa, propagandata, e poi bisogna poi volerla mettere in pratica, perché sennò si rimane appunto nell'empireo delle idee. E mi hai assolutamente rubato lo spunto prima di cedere la parola a Sergio Scarpelli. Che cosa manca principalmente, ma lo dice bene nel capitolo dedicato esattamente a questo Daniele, che è il quinto, ottimismo contro pessimismo. Cioè tendenzialmente il centrodestra occidentale in qualche modo in questo periodo, non solo quello italiano, diciamo che è focalizzato su due cose, due sentimenti, due parole d'ordine, due richiami al voto, che sono la rabbia e la paura, che sono fisiologiche, esistono, vanno, come dire, prese in considerazione, non sottovalutate, non ridicolizzate, vanno fornite delle risposte politiche concrete, ma manca il sogno, la speranza, la prospettiva positiva di un qualcosa che può cambiare, e quindi del perché anche banalmente riconoscersi nel pensiero liberale, mettere in campo politiche liberali, liberiste, è un qualcosa che può far sognare, che può far realizzare dei piani di vita, e quindi che può dare un orizzonte che non solo quello di opposizione anche culturale e di, come dire, di contrarietà a ciò che sta avvenendo. Questo aspetto da almeno il 94, dal 94 direi, non esiste più oggi. È ancora fattibile, forse è un qualcosa che ci dirà anche Sergio Scarpelli, a cui cedo la parola. Devi attivare, perfetto. Grazie Sergio di essere con noi, a te la parola. Grazie a voi, grazie a te e Lorenzo, grazie ovviamente a Daniele che credo abbia voluto invitarmi a questa presentazione. Io vorrei, ne approfitterei del tono delle cose che ho ascoltato e naturalmente della lettura del libro, che è una lettura che ha un impianto intellettuale, diciamo di analisi teoriche, di ricerca storica, storico-politica, robusto, molto robusto, e che quindi ci consente di parlare con un autore, uno scrittore, che in qualche modo, diciamo, ripercorre e coerentemente con le basi intellettuali della propria storia e con però la prospettiva di guardare il futuro possibile del centrodestra o della destra liberale in Italia, diciamo con una logica che è quella esattamente da me molto apprezzata di non avere una sorta di snobismo elitario, ma di rispetto per ciò che è successo in questi anni, negli ultimi 10, 12, 15 anni. Allora io vorrei farne approfittare, essendo, diciamo, rispetto a voi un po' laterale, nel senso che io sono uno, tanto che non si definisce un liberale storico perché non lo è stato, ma casomai sono un ex comunista liberalizzato, come ad esempio i miei amici del Foglio, e quindi abbiamo, diciamo, anche alcune attitudini e propensioni diverse. Però la cosa che mi piace discutere questa sera è questa. Proprio perché è molto importante avere un atteggiamento rispettoso verso le proiezioni e l'evoluzione che ha avuto il centrodestra in Italia, proprio perché c'è stato quel richiamo storico sul quale adesso dirò due cose
che ha fatto Giovanni nel suo intervento appena concluso, ovvero che il centrodestra nasce sull'intuizione assolutamente geniale del suo fondatore, ormai quasi 30 anni fa, cioè di Silvio Berlusconi, che come sapete a un certo punto, esattamente nel pieno di un vuoto politico molto serio, cioè l'annientamento del campo moderato, diciamo, chiamiamolo così, del campo moderato popolare conservatore, non so, e non solo fonda un partito e lo porta a un importantissimo successo elettorale, ma stabilisce, crea una coalizione facendo una doppia alleanza, l'alleanza con la Lega a nord, nel centro-nord, e l'alleanza con addirittura allora Movimento Sociale in trasformazione in alleanza nazionale. Questo è un altro dei meriti storici che non vengono riconosciuti fino in fondo a Silvio Berlusconi. La costituzionalizzazione della destra missina è una cosa che ha fatto cambiare, diciamo, la lettura anche della nostra storia nazionale e del Novecento. Comunque, nasce questa cosa. Allora, guardiamola un attimo con attenzione. Che cosa incarna e incardina quel centrodestra e quella soprattutto nell'esperienza di Forza Italia, ma non solo, ad esempio certamente nel centro-nord anche della Lega. Certamente Tangentopoli e l'esplosione della Prima Repubblica è dovuta ad un'azione violenta, anche pensata, in parte progettata, della magistratura che distrugge, a partire dal partito paradossalmente più liberalizzante per certi aspetti, non per tutti, che in qualche modo aveva conosciuto il sistema dei partiti italiani, cioè il Partito Socialista, che in qualche modo aveva comunque lanciato la grande sfida nella sinistra, la grande sfida all'egemonia intellettuale del Partito Comunista e al suo potere molto radicato. Insomma, è tutta quella cosa lì, diciamo, una storia giudiziaria e successivamente di giustizialismo. Ma in quel momento, per la prima volta nella società italiana, si fa autorappresentazione politica molto rilevante, useremo, una volta avremmo detto di massa, la domanda di una parte della società civile che con una decina di anni di ritardo rispetto ai paesi anglosassoni, cioè rispetto all'epoca della Thatcher e di Reagan, rifiuta l'eccesso di presenza della politica in ambiti non più suoi propri, cioè fa una critica, quella sì, di massa, all'eccesso di politica nel mercato, alla presenza, all'omnipresenza pervasiva della politica in sfere della società e dell'economia che dovrebbero essere lasciate alla libertà, alla libera attività della competizione, della concorrenza, dell'intrapresa. Bene, quello lì è un pezzo del voto a Forza Italia, che certamente è stato un voto di rifugio di elettori democratici cristiani, repubblicani, liberali, socialisti, ma c'è anche quel pezzo lì che è importantissimo, intanto perché si salda con l'esperienza ormai già consolidata della Lega, e in secondo luogo perché interpreta una domanda della società italiana, di una parte della società italiana, che non è solo in funzione di argine verso la ridicola ma allora gioiosa macchina da guerra. Allora, questa questione è l'ossatura del libro di Capezzone, cioè Daniele ne fa un ragionamento articolato e fortissimamente innervato. Poi vorrei dire una cosa sui Federalist Papers e sul tema presidenzialismo e federalismo, che è importantissimo, importantissimo, perché è una cosa sparita dall'agenda politica di una destra che dovrebbe essere, che dovrebbe farne un pezzo portante della sua azione di politica istituzionale. Allora, succede questa cosa a un certo punto, per varie ragioni, scema. Innanzitutto, ahimè, succede quello che diceva Giovanni giustamente, che la destra, il centrodestra, al governo non corrisponde la domanda di riforma liberale o liberalizzante o di rivoluzione liberale con l'azione di governo. Un po' perché le sue componenti interne e prevalenti non avevano esattamente, non erano figlie della cultura di Margaret Thatcher e di Ronald Reagan, erano figlie della cultura, della tradizione, diciamo, della destra autoritaria e della destra autoritaria e anche di derivazione post-fascista, era
c'era molta democrazia cristiana. Vero che c'era una componente storica della democrazia cristiana, pare lo ricordasse in una cosa recente che ho letto recentemente, o che mi ha detto Alberto Mingardi, una componente della democrazia cristiana che persino in alcuni momenti più del Partito Liberale si è fatta carico di una, diciamo, visione pro mercato. Tuttavia, diciamo, la componente fondamentale della politica economica democratico cristiana non era quella, non era ad impianto liberista. Quindi noi abbiamo avuto una involuzione progressiva che con la crisi del 2008, la crisi dei subprime, è diventata una crisi, ha rilanciato la, perché scusate, ha rilanciato una critica di ispirazione socialdemocratica alla libertà di mercato, che purtroppo ovviamente ha le sue origini non tanto e soltanto in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti e certamente nel cuore dell'Europa, che però in Italia si scontra, cioè si aggiunge al fatto che non c'era mai stata una vera e propria azione di riforma liberale, cioè che non sono state troncate riforme liberali in divenire perché in qualche modo si... c'è stata una reazione neodirigista, neostatalista, neopubblicista. Tutta questa roba sul liberismo con 54B è ridicola. Perché? Perché in Italia è come la famosa vignetta di Altan della metà, della prima metà degli anni Ottanta, quando c'era Ciputi che diceva al suo amico operaio, caro amico, siamo in pieno riflusso conservatore, e quell'altro diceva, ah sì, mi devo essere perso il flusso progressista. Allora qui c'è stato un ritorno, un rigurgito neostatalista e neosocialdemocratico, e però non c'era stata non è stata una reazione a qualcosa che era in essere, che aveva portato allo stato minimo, no? Quindi c'è il tema tutto interno alla destra della sua identità, che cosa vuole essere. Io sono anche qui d'accordo con Daniele e anche con Giovanni, che non è un tema di giudizi etico-morali sulla deriva o sulla, diciamo, proiezione sovranista, populista e sull'uso della rabbia e della paura. Perché la rabbia e la paura ci sono state. La paura soprattutto c'è stata. Quando i Forgotten Men sono tante cose diverse, questo Daniele lo spiega benissimo, perché i Forgotten Men sono un pezzo della base sociale tradizionale di una buon centrodestra, cioè il sistema della piccola e media impresa, dei distretti industriali, della dimensione territoriale, sono certamente il lavoro autonomo e il mondo delle partite IVA, e sono anche certamente quelle frange, quelle fraglie di pezzi di società che negli anni sono stati colpiti, e con la pandemia soprattutto negli ultimi due anni, anch'essi, che erano prima parte di quel pezzotto affluente della società, sono stati colpiti da paura, cioè sono entrati in forte difficoltà. E anche lì è un pezzo quasi sempre di lavoro autonomo, di piccola o piccolissima dimensione, che è entrato in una condizione di grande sofferenza. Quindi il problema non è soltanto quello di quel pezzo di blocco, ma è anche quello dei non più rappresentati, diciamo, che storicamente stavano nel campo del conflitto di classe dalla parte delle forze che rappresentavano il cosiddetto movimento operaio. Allora, il problema è però perché, quindi il tema della paura e della rabbia, della gestione della paura e della rabbia, in capo a un pezzo di destra ci sta, non è una cosa che è fuori dal mondo, soprattutto con una sinistra che è totalmente soggiogata dalla deriva dirittista, come la chiama Daniele, ma come si chiama abbastanza, cioè è una sinistra che l'attenzione ai temi della società o delle comunità, oltre che di sofferenza degli individui, non presta più attenzione, non è più in grado di corrispondere, non c'è un'idea. E magari ci fosse un'idea neo-keynesiana, qui è tutta una cosa che deriva da decisioni dell'Europa, che in qualche modo poi incrociano la destinazione di fiumi di denaro, e con l'idea che alla fine, soprattutto in una crisi drastica e radicale come quella definita dalla pandemia, fa sì che sia lo Stato l'erogatore fondamentale di meccanismi di rilancio economico. Ma non è nemmeno lo schema rooseveltiano, e non è nemmeno lo schema teorico keynesiano, è proprio una cosa che si è innervata sull'idea che il mercato ha fatto male, perché ci sono stati 10 anni prima, anzi 12 anni prima della pandemia, che hanno fatto
corroborato questa idea, senza che il campo liberale, che pure, anche qui apro e chiudo una parentesi che ha detto Lorenzo all'inizio ed è giusto, il campo liberale è cresciuto dal punto di vista della capacità di contrastare l'egemonia intellettuale. L'egemonia intellettuale è fatta da due cose, questo c'è un certo know-how, è fatta da due cose. Certo, l'occupazione delle case madri. Su cosa nasce il tema dell'egemonia in Italia nel dopoguerra? Su una specie di patto non scritto, un pezzo della Costituzione materiale, che ha fatto sì che la Democrazia Cristiana e poi mano a mano i partiti suoi alleati occupassero le partecipazioni statali e il Partito Comunista avesse la capacità e anche l'opportunità di occupare il sistema formativo fondamentale. Quindi case editrici, scuole, università, licei, università, le facoltà umanistiche che allora formavano la stragrande parte della classe dirigente e le case editrici, no? La storia dell'editoria italiana la sapete benissimo come è. Negli ultimi 20 anni, dal punto di vista della battaglia delle idee, non è vero che il campo liberale è rimasto nicchia, il campo liberale è cresciuto molto grazie anche a quel momento magico di cui abbiamo parlato prima, grazie anche a quel quinquennio durato sostanzialmente dal 93-94 al 2000, 99-2000, di cui abbiamo parlato prima, sia in termini di organizzazione della cultura, sia in termini di battaglia delle idee, sia in termini editoriali, e via dicendo. Adesso c'è il grande tema dei social, che però è una tale disintermediazione che francamente non starei a collocare, faccio un po' fatica a collocare, diciamo, nel campo di una sfida egemonica, come si sarebbe detto una volta, no? Allora, io dico questo, l'asse del libro di Daniele perché è interessante? Perché ci propone un approccio sulla politica economica e le politiche sociali, cioè su qual è il blocco sociale su cui ricostruire o dare corpo a una prospettiva di governo del centrodestra, perché qui c'è tutto l'inizio del libro e il filo è uno dei fili conduttori del libro che va tenuto presente, cioè il centrodestra in Italia ha una valanga di voti e probabilmente nel 2023 vincerà le elezioni. Il centrodestra ha un pezzo anche dei suoi elettori e soprattutto della sua potenziale classe dirigente che non crede nella possibilità del centrodestra di esercitare una funzione di governo sul medio periodo, cioè crede di poter vincere le elezioni, ed è vero che probabilmente vincerà le elezioni, crede di poter andare al governo, ed è probabile che se dovesse vincere le elezioni con un risultato limpido andrà al governo, ma crede anche che, pensa anche che alla fine sul medio periodo, per le ragioni del contesto internazionale, per le ragioni del rapporto con la classe dirigente vera del paese, per le ragioni dei suoi conflitti interni e della sua divisione e della sua povertà tra virgolette progettuale interna, non ce la farà, non può costituire un'esperienza di governo strutturata e consolidata. E questa cosa, ha fatto un cenno Daniele nel suo intervento introduttivo, guardate che la vicenda delle elezioni di ottobre delle città è abbastanza emblematica, ragazzi, ma non scherziamo, Daniele ha troppa esperienza politica per non averlo visto, hanno votato Milano, Roma, Torino e Napoli, tra le altre, Milano le principali 4 città metropolitane italiane, giusto? Allora, Milano, io sono di Milano, Lorenzo la conosce benissimo, era una città contendibilissima, perché a Milano l'opinione e quindi l'elettorato di centrodestra vale quello di centrosinistra, anzi quando il centrodestra è appena, diciamo, si configura in un assetto presentabile vale di più, ma comunque vale come minimo quello di centrosinistra. A Roma dopo 5 anni della Raggi io non ci credo che l'unico candidato potabile per vincere potesse essere solo Giorgia Meloni. E comunque si è scelta una cosa talmente distante anche da un pezzo dell'elettorato di centrodestra. Allora si è scelto scientemente, in ragione di conflitti interni alla coalizione, di piccolissimo cabotaggio, perché la primazia Salvini-Meloni è anche molto importante, ma in un paese come il nostro vincere Milano-Roma
Torino credo fosse contendibilissima, forse solo Napoli era complicata, ma perché i 5 Stelle mantengono ancora probabilmente un consenso elettorale un pochino più robusto che nel resto del paese, dove sono per fortuna tracollati. Però quando una coalizione, un gruppo dirigente di partiti, altro che partito unico, non è in grado di dire: guardate, per essere competitivi, per giocare la partita politica nazionale in una dimensione di credibilità, beh, nelle grandi città ci devi provare, ma ci devi provare, e c'erano tutte le condizioni perché il centrodestra ci provasse, ma davvero almeno a Milano, Roma e Torino c'erano tutte le condizioni, le condizioni dell'atteggiamento elettorale, le condizioni di fiducia, le condizioni di domanda di cambiamento. Insomma, queste sono alcune delle cose che ci riportano all'attualità e agli esiti del libro. Perché due cose: tema presidenzialismo e federalismo. Credo che i Federalist Papers siano uno delle letture fondative della formazione di Daniele, da come ho letto, da quello che ho capito leggendo il libro. Ora, come mai questo doppio tema è completamente sparito dall'agenda politica? Perché, guardate, amici miei, io non so se siamo alla fine della Seconda Repubblica, spero di sì, cosiddetta Seconda Repubblica, ma l'errore capitale fatto alla fine della prima fu di non riscrivere il patto civile tra gli italiani. Cioè, tu hai una Costituzione che alcuni si ostinano a definire la più bella del mondo, e come sappiamo la più bella del mondo è quella degli Stati Uniti, ma hai una Costituzione che non risponde più a quel modello sia ideologico, che è quello che diceva Giovanni prima, che ha detto Giovanni prima, è stato scritto dalle quelle due o tre grandi componenti, di importantissime componenti di pensiero politico, che si sedettero al tavolo dell'Assemblea Costituente ed erano quelle dominanti: i socialisti, il campo socialista, il campo cattolico e il campo azionista, che come sappiamo una cosa ben diversa dal mondo libero. Ma oltre al fatto, ma comunque tu in un paese la cui società civile nella seconda dopoguerra viene fondata dai partiti, non è la società civile che fonda i partiti, sono i partiti che fondano la società civile in Italia. Nel secondo dopoguerra sono i partiti che dettano le condizioni, la costruzione del mito resistenziale è quella cosa lì che fa sì che i partiti abbiano un ruolo decisivo e quindi poi abbiano quel peso che hanno avuto nell'economia pubblica, che è stata la grande parte dell'economia italiana, e anche nelle logiche di rendita politica che l'economia privata ha avuto verso il pubblico per molti decenni. Quella cosa lì non si è voluto, con la fine di quei partiti, mettersi intorno a un tavolo e riscrivere il patto civile. Questo giro bisognerebbe avere la forza di farlo. Per farlo decentemente ci sono due modelli: o il modello che dice, che immagina Daniele, che sarebbe il modello ideale, cioè due grandi blocchi, non dico due grandi partiti, che certo se l'opzione PDL-PD di 12-13 anni fa fosse andata, avesse avuto diciamo una conformazione un po' più robusta di quella che si è poi vista, sarebbe stato l'ideale, però non è stato così. Comunque, o due blocchi abbastanza omogenei che possono rappresentare in quanto blocchi la stragrande parte degli italiani, che si siedono e costruiscono un modello presidenziale o semipresidenziale, però con una forte connotazione federalista, oppure, e qui chiudo e lancio una provocazione perché so che Daniele è in radicale dissenso, oppure ragazzi bisogna fare un paio di, poi uno naturalmente poi contestarmi una certa ingenuità per quello che sto per dire, oppure bisogna fare un paio di giri, uno, due giri di proporzionale, cioè bisogna far rivotare gli italiani secondo uno schema molto libero, in cui ci sono grandi, piccoli, riformisti, rivoluzionari, conservatori e reazionari, moderati, di centro-sinistra e moderati, cioè, non lo so, voteranno, però in cui poi ci sia una fotografia del sistema politico, di ciò che va a comporre il sistema politico, e si cerca di fare un grande accordo costituzionale, un patto, un compromesso costituzionale accettabile, compreso il fatto che debba ripartire un'opzione o un'ipotesi
neopresidenzialista, perché l'aver abdicato a questa cosa qui fa sì che la discussione sia morta, e non avere il coraggio di fare una discussione sull'assetto istituzionale significa puntualmente ogni 4-5 anni trovarsi in una cosiddetta crisi di sistema, perché non c'è nessuna possibilità di venirne fuori, in quanto l'impalcatura istituzionale è palesemente non più in grado di rispondere alle domande che soprattutto la globalizzazione e la crisi della costruzione europea ti pongono. Quindi è non più in grado di costruire un rapporto equilibrato tra interesse nazionale e tua dimensione nel mondo, e sia dal lato delle alleanze atlantiche, poi ci sono i pezzi del libro di Daniele che sono molto interessanti, il rapporto USA-Stati, il conflitto con la Cina, sono una serie di partite di politica internazionale e o di geopolitica che sarebbe troppo lungo toccare qui, però il punto secondo me è questo. Io credo che se la destra o il centrodestra non riprende la bandiera della riforma presidenziale e della riforma federalista, non ne viene fuori, perché resta una cosa in cui i gruppi dirigenti sono, con tutto il rispetto, perché davvero, però francamente danno un'idea di modestia e di provvisorietà che è troppo forte per rendere uno schieramento che è maggioritario nel paese davvero competitivo sul medio periodo. Finito. Grazie Sergio, intanto ringraziamo anche perché ho visto che ci sta uno tra i partecipanti Zoom particolarmente autorevole, Renato Mannheimer, quindi lo ringrazio di ascoltarci, e credo che Daniele sia il caso che invece a commento degli interventi degli altri due relatori ti riceda la parola per qualche, come dire, confronto, replica o quant'altro. Io ho in primo luogo da ringraziare i due relatori per due interventi splendidi, generosi e profondi, quindi li ringrazio e della generosità e della profondità del loro ragionamento. E per, diciamo, raccogliere i loro spunti, parto da una capitale che nel libro è poco citata. Ammetto, ognuno ha il cuore da una parte, io ho il cuore tra Londra e Washington. Partiamo invece da Parigi, che nel libro è poco citata. Ah, quando nel 1958, Algeria, eccetera, De Gaulle viene richiamato come primo ministro a Matignon, siamo nel maggio del 58, lui accetta, ma dice: occorre però una riforma della Costituzione. La Costituzione nuova, la bozza, viene predisposta per settembre. Fine settembre o primi di ottobre c'è il referendum che la approva, poi De Gaulle sarà eletto presidente e c'è la Quinta Repubblica. Allora, perché hanno ragione dai loro diversi punti di vista Giovanni e Sergio a rimettere al centro la questione istituzionale? Perché o tu non comprendi che, diciamo, o tu comprendi che la questione italiana è lì. Oppure, lo dico con molta franchezza, così arriviamo anche alla stretta attualità, l'attuale discussione sulla presidenza della Repubblica, del tutto a prescindere dalla prospettiva istituzionale che vuoi sviluppare, diventa un gioco, francamente, su il massimo, diciamo, a cui si arriva, il massimo, si fa per dire, di coraggio, è stato quello di un paio di ministri, tifosi della tesi che non è la mia, Draghi al Quirinale, però hanno detto, però avremmo almeno un sistema semipresidenziale de facto, il nostro Quirinale diverrebbe l'Eliseo. Ma allora dovevate avere la forza di esplicitarlo, e il tuo De Gaulle, non il mio, avrebbe dovuto dire: ok, sto a Matignon, andrò all'Eliseo, ma vi chiedo di immaginare la nuova Costituzione della nuova Repubblica Italiana. No! Perché il mio timore è che un pezzo di classe dirigente italiana, perché le fa comodo, a sinistra e tecnocrazia, un altro pezzo perché forse ha introiettato una specie di sentimento di essere figli di un dio minore a destra, questo problema non se lo pone praticamente nessuno più, e c'hai che incombe su di noi, per un verso,
il vincolo esterno di una UE che però a sua volta non ha un progetto, parliamoci chiaramente, e per altro verso una specie di autovincolo interno, per cui una politica dimidiata ha accettato da anni che cosa? Di fare l'intrattenimento televisivo, mentre poi a governare sono tecnocrati anche, diciamo, non del livello di Draghi. Poi, diciamo, la nemesi è tale che perfino il ruolo di intrattenimento televisivo che i politici si erano conquistati gliel'ha insidiato qualcun altro, perché sono arrivati virologi, guarda un po', no? Gli hanno rubato pure l'intrattenimento, e poi arriveranno nuove categorie professionali titolari, diciamo, di altri segmenti di varietà e di intrattenimento. Ma o si recupera anche... su questo, ripeto, Giovanni e Sergio dai loro differenti punti di vista sono stati chirurgici, la questione istituzionale come strumento e visione per inverare un progetto di società, o altrimenti che cosa ti resta? Una gestione, diciamolo francamente, modesta dello status quo, e a quel punto ecco come poi si alimenta l'astensione. Ma se tu, ceto politico, tutto in questo caso, non mi sai esprimere dei candidati alle amministrative, non si sa chi sarebbero i tuoi ministri in caso di vittoria, non si sa quali sarebbero le tue 3-4 idee, forza, eccetera. Sai cosa c'è? Quando c'è da eleggere il Presidente della Repubblica, forse ci mandi il tuo più autorevole tecnocrate. A Presidente del Consiglio, magari l'attuale capo dei servizi segreti. Cioè, dico come ipotesi, no? Sono quelle che si sono. Beh, scusa, e allora con che coraggio mi viene a chiedere il voto la prossima volta? Vatti a prendere un gelato, sei come sistema politico totalmente irrilevante. Ripeto ancora una volta, Sergio e Giovanni hanno fatto delle osservazioni chirurgiche, o la politica ha la capacità di dire questo è il nostro progetto, da destra, da sinistra, banalizzo, conveniamo sul fatto che però occorra un nuovo meccanismo istituzionale, Londra, Washington, Parigi, starei per dire quasi non mi importa quale, ma comunque un meccanismo decidente e governante che consenta a Sergio se vince, a Giovanni se vince, di realizzare il suo progetto. Se non si riparte da qui, tutto il resto rischia di essere, diciamo francamente, sì, ok, si lotta per uno 0, in più o in meno, per chi è un po' più sopra, un po' più sotto, ma sarà facilissimo a quel punto evitare che ci siano delle vittorie limpide o constatare l'assenza di una vittoria limpida, avere ancora governi ibridi e una specie di transizione intransitiva, di transizione che non fa transitare niente e che non transita mai essa stessa. E questo mi pare il rischio a cui ci troviamo davanti. Prima di cedere la parola c'è una domanda nella chat, se qualcuno vuole rispondere al referendum sull'autonomia votato dai veneti rientra nella discussione, è un altro, come dire, argomento che credo che possa essere ampiamente inserito nel dibattito sul, come dire, sul federalismo, però insomma quella è un'altra... Sì, posso dire una cosa velocissima su questo? Siccome siamo stati tutti molto buoni, inserisco io un elemento invece di critica sul lato destro. Ah, non c'è dubbio, sì, presidenzialismo, federalismo, però il centrodestra si era trovato anche nell'assetto istituzionale ibrido che è quello attuale in una situazione clamorosamente favorevole, con, ricordatemi voi, 14 o 15 giunte regionali proprie, ok? Spesso con governatori di grande qualità o comunque molto apprezzati, vero? Bene. Cosa impediva a questi 14-15 governatori, in rapporto con i loro dirigenti politici, di fare un'operazione analoga a quello che ha fatto la sindaca di Madrid in Spagna? Cioè di usare una linea alternativa e liberale sulla pandemia come showcase, come vetrina di un approccio diverso rispetto a quello del governo. Di usare le possibilità non piccole di scelta economica delle regioni come visione alternativa
rispetto a quella di governi timidi. Cioè, in qualche misura, a mostrare che attraverso le tue 14-15 regioni, certo tutte diverse, certo che il Veneto è diverso dal Molise, è certo che la Basilicata è diversa dalla Lombardia, non sarò così rozzo da mettere tutti in un minestrone, però potevi individuare 2-3 linee guida fiscali e istituzionali che dessero l'idea di un tuo progetto alternativo. Ecco, io francamente questa cosa non l'ho vista. Un po' sarà perché, naturalmente, inutile fare Biancaneve, alcuni governatori hanno anche un power game interno ai loro partiti. Un po' perché il gioco della laicrazia fa sì che naturalmente il governatore sia preoccupato più della sua immagine pubblica, della sua percezione presso l'opinione pubblica, che dei contenuti dell'azione di governo. Più la ragione oggettiva è molto più facile parlare in una simpatica conferenza come questa che mettere in atto, diciamo, mi rendo conto. Però la sensazione è che anche lì questa occasione di 3 regioni su 4 governate dal centrodestra sia stata sciupata, diciamolo francamente. E quindi anche mettere in campo anche politiche liberalizzatrici anche a livello regionale, che è un'altra delle cose. Banalmente non si capisce perché non si possano liberalizzare i saldi. Scusate, è una cosa piccola, ma voglio dire, se ne fosse uno che banalmente decide. Guarda, scusami, Lorenzo, se con garbo i due amici che sono intervenuti hanno evocato Milano, no? Ma prendete un istante il caso di Roma. Si è fatta tanta ironia, in qualche caso giustificata, in qualche caso eccessiva, sul candidato del centrodestra alle comunali di Roma, perché le bighe, gli antichi romani, cioè, ok, vabbè, l'elemento folcloristico era chiaro a tutti. Ma al di là di questi aspetti di folklore, mettetevi nei panni di un cittadino romano mediamente ostile alla sinistra e mediamente ostile ai grillini, ok? Bene. Ma se la prima affermazione e probabilmente l'unica solenne della campagna elettorale, al primo minuto, pam, si apre il sipario, arriva, ecco il campione del centrodestra, la prima affermazione che fa è che le due municipalizzate, fallimentate e fallite, devono assolutamente rimanere pubbliche, non si tocca nulla, eccetera. Ma scusa, ma uno normale di centrodestra dice, scusa, ma tra l'originale e la fotocopia, no, non vado sull'originale, ma me ne sto a casa mia, non ti voto. Allora, somma la debolezza del candidato, qualche elemento di folklore, questi elementi di sostanza, e ti saluto. Sì, purtroppo sì. Allora, noi abbiamo una consuetudine quando trattiamo i classici, che è quella di dare la parola a Lisa Kinsberger, che è una giovane studentessa che peraltro ha in testa di avere anche la prospettiva accademica, lo ricordo, perché ci vogliono anche questi sogni, e come dire, spero si tramuti nella realtà, e che invece mi piacerebbe che intervenisse. Ciao Lisa, eccoci qui. È discepola, peraltro, come dire, studente di un professore citato nel libro e da noi tutto, a noi caro, che è Marco Bassani, e quindi, come dire, diciamo che ha un maestro particolarmente importante. Quindi grazie di esserci anche questa sera. Lisa, a te la parola. Grazie mille. Prima di tutto devo ringraziare, vabbè, Daniele, ma Lorenzo, tutti, perché ho avuto, diciamo, l'opportunità di leggere questo libro. Io purtroppo, quando ho detto a Lorenzo che avevo una domanda, è una domanda molto pessimista la mia, perché ho perso il mio ottimismo in politica, diciamo, 3 anni fa circa. E quindi io mi chiedevo, cioè la mia domanda essenzialmente è se voi davvero pensate che la politica o in politica un partito possa avere successo grazie alle idee che propone. Perché ci sono tantissimi studi, tantissimi, fatti da professori di Harvard e ovunque, che in pratica dicono che le persone, cioè noi siamo qui adesso a discutere di ideologie, di privatizzare, di federalismo, autonomie, ma le persone che vanno a votare normalmente non sanno nemmeno che cos'è la differenza tra presidenzialismo, semipresidenzialismo e parlamentarismo. E secondo me, perché un partito sale o non sale al governo, è stato dimostrato che quello che viene tenuto più in considerazione sono gli ultimi 6 mesi
dal punto di vista economico, cioè se negli ultimi 6 mesi le persone avvertono che stanno meglio dal punto di vista di salario che prendono, e questo infatti provoca un sacco di problemi che normalmente negli ultimi 6 mesi in cui un partito sta in carica fa aumentare i salari dei funzionari pubblici e di altre, e fa in modo che anche i privati riescano ad aumentare il proprio salario, ci accorgiamo che in realtà quello che determina le scelte delle persone al momento del voto non siano le ideologie, i progetti dei partiti, ma siano prima di tutto questo punto di vista economico degli ultimi 6 mesi come le persone si riconoscono nel partito da un punto di vista identitario, la cosiddetta identity politics. Il problema è questo, cioè nel senso, se anche di questo libro che io ho apprezzato tantissimo ovviamente, però se noi proponiamo agli italiani Friedman, se gli proponiamo Hayek, noi in termini liberali che cosa abbiamo che fare? Cioè non abbiamo nulla a che fare con questi pensatori, purtroppo, o perlomeno poco. Cioè quello che secondo me, cioè per questo mi domando come si possa proporre un certo tipo di idee, un certo tipo di progetti a noi che in realtà forse non ci apparteniamo, perlomeno l'elettore medio non è su questo che va a decidere. E per cui esatto, la mia, e questo è stato anche un caso importante per come mai Roosevelt è andato al potere, è andato in carica, e come mai Reagan sono andati in carica. Quello che ha determinato di più la loro elezione sono stati tutti i punti percentuali acquisiti dal fatto che le amministrazioni che le hanno preceduti avevano fatto proprio male dal punto di vista economico, soprattutto negli ultimi 6 mesi. Per cui la mia domanda essenzialmente è quella iniziale, cioè se voi o lei, Daniele, pensa che essenzialmente si possa vincere la battaglia politica in questo modo, proponendo un progetto diverso, un progetto che punti sulle libertà o comunque su altre cose che la sinistra ha dimenticato, quando secondo me in realtà gli elettori non valutano queste cose, ma valutano lo spirito dei tempi, diciamo, in quel momento. Prima di rispondere, grazie Elisa, come al solito, la domanda è anche, sono vendibili Hayek e Friedman? L'italiano è, come dire, propenso a questa cosa, lo sa perché ne parliamo spesso, io sono profondamente convinto che ci siano in giro tantissimi liberali inconsapevoli che se solo venissero a conoscenza di queste idee si scoprirebbero molto più vicini di quanto, come dire, probabilmente pensano di esserlo. Quindi il suo pessimismo, che è brutto perché è di una ragazza di poco più di 20 anni, spero che venga in qualche modo smentito dalle risposte, non voglio suggerire la risposta, però insomma la domanda mi sembra centrata. Daniele, prego. Adesso Lorenzo, sulla base del mio esordio, mi caccerà, chiuderà il collegamento e mi coprirà di vergogna presso tutti i liberali del regno, eccetera. Io ve la dico francamente, io adoro Hayek e Friedman, ma se arriva qualcuno a fare campagna elettorale agitando Hayek e Friedman e magari pretendendo di interrogare i telespettatori e gli elettori su Hayek, occorre che arrivino 2 robusti infermieri e lo portino via, ma proprio 2 robusti e lo portino via. Arrivo a Elisa, a cui rispondo no e sì, perché no? Perché sì, mi permetto di segnalare il piccolo libro che ho scritto un anno fa, Laicocrazia, sulla comunicazione. Io sono ben consapevole dei problemi drammatici che pone Elisa. È vero, il voto è essenzialmente un giudizio referendario sul governo uscente e sulla performance economica. E per l'altra parte è una specie di televoto da X Factor, non sui cantanti ma su quei 5-6 leader politici in cui l'elemento della simpatia personale la persona con cui vorresti andare a prendere una birra, ok? E sono ben consapevole della superficialità di tutto questo, della scarsa profondità della cultura visual, di quanto il rimbalzo tra media tradizionali e social ci porti a questa deriva di voto più legato alla simpatia che non all'analisi razionale della vicinanza tra le mie idee e quelle del candidato. Cioè, aggiungo, se vuoi,
essere ancora più pessimista, una mia fissazione, se rinascessi oggi mi piacerebbe occuparmi, avendone chissà le capacità, non, di neuropsichiatria. Io sono convinto che il tema è anche il funzionamento del nostro cervello a confronto con i nuovi media. Leggevo che oggi in media, tenetevi forte, il tempo medio di lettura di ogni contenuto internet oscilla tra i 9 e i 17 secondi. Ho reso l'idea? Cioè passo, titolo, sottotitolo, like, vaffanculo e me ne vado. Questa è la situazione. Allora, è evidente che questa drammaticità, aggiungi che il nostro sistema, il sistema nervoso del telespettatore, no? È abituato a prodotti straordinari, serie televisive, Netflix, cioè fatte per colpire la nostra emozione. Per quale ragione poi si dovrebbero appassionare a delle logiche pallose, no? A dibattiti spossanti, fastidiosi, vecchi, statici, legnosi? Quindi tutto questo depone per il no al ragionamento, alla domanda di Elisa. Però, e non solo per, diciamo, momento di ottimismo della volontà, c'è anche un pezzetto di sì che io voglio. Anche qui Lorenzo mi caccerà con violenza. Rassegniamoci. Nella laicrazia siamo tutti influencer e influenced. Ok? Siamo tutti soggetti attivi e passivi di influenza. Ok? Allora, in questo vale per i leader politici, purtroppo per loro esposti a un invecchiamento super veloce, per cui quella che ti sembra oggi la macchina nuova sarà tra 2 anni la macchina vecchia e quella che crede di essere macchina nuova è già rigata su una fiancata. Vale per, parola grossa, gli intellettuali, i protagonisti della discussione pubblica. Se sei influencer e influencer, beh, cavolo, un po' di caratterizzazione intellettuale, una direzione di marcia riconoscibile, far capire che quello è per la libertà e che quell'altro invece è per la decisione pubblica, scegliere tra virgolette il tuo nemico in senso buono, far capire che Speranza lo rispetti ma ha una visione profondamente e coerentemente dirigista di allargamento della sfera della decisione pubblica e tu sei un'altra cosa, no? Provare a far discendere ogni scelta concreta che proponi da un principio di fondo, senza, ripeto, stare lì col testo sacro sul comodino, però cercando anche di popolarizzare un principio, è questo sì. Per questo Lorenzo prima ha colto quelle espressioni che saranno un po' sgradevoli, saranno un po' da ossimoro, ma io ci credo, liberismo populista è, no, è brutto, mi rendo conto, però ci siamo capiti, no? Cioè tu devi portare concetti anche sofisticati ad una dimensione popolare, facile, la direzione di marcia, più o meno libertà, più o meno decisione privata, più o meno decisione pubblica, e cercare di caratterizzarti, se fai politica, ma pure se fai, come tutti noi, commercio di idee e speriamo di buone idee, come qualcosa di riconoscibile nello scaffale della discussione pubblica. Paradossalmente, chi soffre di più saranno quelli, politici o influencer, che non saranno riconoscibili nello scaffale della discussione, che non si capisce che cosa pensino. Quelli che pensano, dice, ah, come sono figo, sono democristiano, nel senso, oggi rischiano di essere penalizzati dalle loro ambiguità, dalla loro indistinguibilità. Ecco, spero di avere chiarito perché no, ma pure perché sì. Scusate, diciamo che non mi immaginavo una campagna elettorale brandendo legge, legislazione, libertà, ma magari, appunto, come stai tendenzialmente dicendo tu, c'è quello di volgarizzare una cosa, cioè i principi che sono contenuti in questi autori. Banalmente, Carlo Lottieri, non mi ricordo più in quale occasione, spiegava a degli studenti, aveva portando il progetto IBL nelle scuole, che cos'era la spesa pubblica, facendo un esempio molto concreto che secondo me rimane impresso molto di più di tanti testi. La spesa pubblica raccontava degli studenti
studenti, voi pensate di andare alla fine dell'anno scolastico a cena, alla cena di classe, e sapete a un certo punto che pagherete alla romana, che poi non è così, ma insomma ci siamo capiti che cosa vuol dire. Voi avrete il fisiologico, razionale, del tutto logico incentivo a cercare di ordinare il più possibile, perché pensate di poter scaricare il costo su tutti gli altri vostri commensali e compagni di classe. Ciò che avverrà è che lo faranno tutti, quindi tutti spenderete più di quello che avreste speso se aveste ognuno pagato quello che ho ordinato. Ecco, questo credo che sia appunto esattamente il liberismo populista, o comunque la semplificazione di un concetto fondamentale che rimane impressa, perché la prossima volta probabilmente quando sentono parlare di spesa pubblica capiscono qual è il meccanismo. Mi piacerebbe che rispondessero alla domanda di Lisa anche Giovanni e Sergio, quindi Giovanni, prego. Sì, volentieri, ma diciamo la prima parte, che era fortemente drammatica, della sua domanda, secondo me ha la risposta alle tue spalle. Nella fattispecie il libro con quel signore con la bombetta che impugna un mitra e il papillon, tal Winston Churchill. No, perché Lisa ci diceva, ma cioè può mai essere che, diciamo, un partito politico, un'opzione politica, un'azione politica, come dire, sia poi rilevante ai fini della vita delle persone? Ecco, l'azione politica di quel signore, come dire, è stata rilevante a un livello di sopravvivenza fisica degli individui, delle comunità di un continente che è l'Europa. Cioè, senza quell'azione politica, noi oggi saremmo un protettorato del Terzo Reich. Non so come dire, ha impattato a livello supremo, cioè ha salvato una civiltà, e basico, ha salvato la vita, la sopravvivenza e l'avvenire delle persone. Mi rendo conto che la politica nella sua medietà non si manifesta così, si manifesta in modalità molto più prosaiche, cialtronesche anche, ma quando si manifesta in quel modo può salvare una civiltà e salvare delle vite. Quindi ecco, quando abbiamo delle botte, io per primo ho fatto una parentesi pessimista anch'io nel mio intervento, ma quando abbiamo delle botte di pessimismo metafisico, ricordiamoci che l'ottimismo di un politico che si chiamava Winston Churchill, contro ogni evidenza logica, tattica, militare, ha impedito che diventassimo un protettorato del Terzo Reich. Mi rendo conto che sembra un esempio troppo magari altisonante rispetto alle nostre conachette d'oggi, ma visto che il mainstream è affezionato all'equazione guerra-pandemia, io molto meno, ma riconosco comunque che la pandemia è un momento eccezionale, non fisiologico, no? Delle vicende umane. Ebbene, allora, anche come lì, nella situazione tragica, si trovò un colpo di reni, oggi non c'è un Churchill, ma non c'è neanche Hitler, quindi, come dire, relativizziamo tutto, la pandemia sanitaria, ma soprattutto la pandemia economica, può essere una formidabile occasione per trovare anche noi un colpo di reni, no? Perché, come diceva Daniele, nessuno vincerà una campagna elettorale snocciolando i classici del liberalismo e la scuola di Chicago, ma per esempio la pandemia economica ha portato a galla la spaccatura garantiti non garantiti, che occupa tanto spazio nell'analisi di Daniele. Spalanca delle possibilità di racconto pazzesche, perché tu puoi far capire come conseguenza di una politica economica, liberale, liberista e nemica della pervasività dello Stato, è salvare i fatturati, salvare i posti di lavoro, salvare quindi l'avvenire tuo e dei tuoi figli, tamponare questa emorragia di imprese, piccole e medie imprese che saltano, professionisti che non riescono ad arrivare a fine mese. Cioè, è anche un modo per calare nel concreto gli effetti di una politica del genere. A questo proposito, sono ancora d'accordo con Daniele, tu non puoi permetterti di non frequentare gli strumenti comunicativi della contemporaneità, perché, come dire, se no vincono loro, cioè se tu te ne chiami fuori, hanno già vinto. Voglio dire, Daniele nel libro cita Mitt Romney, che era un candidato che a me poteva anche piacere, ma proprio establishment puro, sussuegoso dell'East Coast repubblicano, come dire, l'animale di Wall Street, secondo la caricatura dei nemici, che viene sbaragliato da Barack Obama, che parlava con i nuovi linguaggi, parlava a strati sociali anche non irrigimentati nelle strutture del Partito Democratico, cioè parlava anche con i nuovi linguaggi. Allora, quella cosa la devi fare, ma la devi fare perché poi può incidere sulla realtà. Cioè, se non la fai, succede quello che dice Lisa. Se la fai, ci puoi provare. Chiudo ricordando che
quello che dico io è un esempio tra i tanti che si può fare, ma è clamoroso. Sapete come Ronald Reagan sbaragliò Jimmy Carter nel confronto televisivo che fecero? Un Jimmy Carter che dotte analisi geopolitiche, eccetera. Lui si mise a guardare direttamente in camera all'americano a casa e disse: secondo voi l'America sta meglio o sta peggio di 4 anni fa? Sappiamo come andarono le elezioni del 1980. E poi però Reagan ha cambiato il paese, ha migliorato la vita delle persone, ha fatto politica in senso alto. Cioè i due aspetti si legano. Chi ne vede solo uno, secondo me, è miope. Grazie Giovanni. Sergio, a te la risposta. Ma, due punti. Il primo, adesso la risposta di Giovanni ovviamente mi ha anche emozionato. Io sono churchilliano, cioè sono, penso che Churchill sia stato la più grande personalità del Novecento. Nel mondo. E, però il punto di Daniele è il punto cruciale, secondo me, perché naturalmente la nostra amica fa la domanda che fa non in relazione, diciamo, al confronto ideologico, storico-ideologico che ad esempio nel nostro paese ha visto per una buona cinquantina d'anni nelle sue variegatissime versioni, salvo poi scomparire di fatto dal dibattito intellettuale. Il confronto nelle facoltà di storia e di filosofia, il confronto prevalente era tra varie sfumature dei marxismi europei, varie sfumature, lo storicismo, Lukács, sono tante. Queste sono spariti. Adesso però Daniele, però lei probabilmente ci dice: sì ragazzi, ma adesso la formazione del consenso, la formazione della volontà dell'elettore si basa su cosa? Sull'immediatismo, che può essere anche derivato dagli ultimi 6 mesi di governo e a volte addirittura dal gioco appunto dei famosi, della forbice 9-17 secondi in cui tu hai esprimi, diciamo, ti formi un'opinione su un titolo o su una frase o su un pezzo di suggestione che ricevi da qualche parte. Però nel 2016 eravamo già in epoca di demopatia, cioè eravamo già in una situazione in cui il tema della crisi delle democrazie rappresentative era squadernato abbastanza sotto gli occhi di tutti e soprattutto il tema della formazione dell'opinione pubblica e quindi della volontà elettorale. Però è successo che negli Stati Uniti d'America un signore che aveva intuito sostanzialmente, fondamentalmente, la questione dei Forgotten Men ha costruito un blocco elettorale sbaragliando la leadership, l'establishment del Partito Repubblicano innanzitutto e poi vincendo le elezioni contro la signora Clinton, che era la rappresentante invece dell'establishment del paese. Questa cosa non è stata giocata, esattamente come Obama aveva sbaragliato Mitt Romney e appunto l'establishment repubblicano dal campo democratico perché aveva saputo organizzare una campagna sui nuovi media. Trump ha vinto con un mix, cioè è stato anche molto bravo nell'uso dei social media, ma sostanzialmente ha individuato il potenziale di un blocco elettorale conservatore rinnovato. Ok, quindi io credo che sia ancora abbastanza un mix di cose, cioè noi siamo di fronte a una potente disintermediazione nella formazione dell'opinione pubblica e quindi nella formazione delle opinioni politiche che viene dal mondo della rete, ma siamo anche comunque nella fase in cui se una leadership politica sa interpretare quel mix di interessi e di valori che ne costituiscono il blocco appunto di riferimenti sociali ma al tempo stesso di riferimenti intellettuali e di riferimenti morali, cioè è molto competitiva, che è esattamente il cuore della discussione di questa sera. Il centrodestra italiano probabilmente va rispettato perché alla fine il suo blocco di interessi elettorali lo sa incarnare, lo sa rappresentare, lo sa portare al voto, ma non ha una sufficiente, o non sembra avere per il momento, una sufficiente capacità di creare un mix di interessi e di valori, per cui quel blocco elettorale che chiede una domanda
di libertà individuali, di possibilità di fare, e che chiede poca protezione in relazione alle cose che l'individuo libero liberamente può decidere di fare, però quel blocco elettorale poi si trova spesso e volentieri di fronte ad una leadership che, pronti via, lo precipita nel protezionismo. Come ha detto Daniele prima, l'originale è meglio la fotocopia. Se lo schema alla fine è uno schema neostatalista o neoprotezionista, è chiaro che vincono quelli che, diciamo, hanno un know-how e una dimestichezza maggiore, perché a quel punto si entra nel gioco del potere e delle relazioni più o meno opache che si hanno con pezzi di elettorato, e vincono quelli che lo sanno fare meglio. Diciamo che il messaggio positivo può essere lanciato, nel senso che bisogna investire nella libertà, in qualche modo dal punto di vista valoriale, nella diffusione delle idee, e magari, per toccare l'aspetto che questa serata abbiamo toccato meno, che è quello dei cosiddetti diritti civili, magari, visto che si parla di Costituzione, Antonio Martino molto tempo fa spiega una cosa molto semplice, che dovrebbe essere inserita una norma costituzionale in cui si dice che è impossibile vietare atti di capitalismo tra adulti consenzienti, che mi sembra un'efficace definizione per, appunto, affrontare i diritti civili, e quindi ognuno faccia col proprio corpo, col proprio portafoglio, con le proprie scelte, tutto ciò che vuole, a patto di non danneggiare gli altri, qualcosa che già di per sé, annunciato da un centrodestra come quello di oggi, sarebbe, credo, già rivoluzionario. Prima di arrivare ai saluti, come al solito, vi invito alla prossima settimana, che è già stata in qualche modo annunciata, in cui dedicheremo, appunto, a un grande statista liberale, Cavour. Presenteremo, appunto, il libro di Rosario Romeo, Vita di Cavour, insieme a tre storici contemporanei molto importanti, molto liberali, e quindi che sono Guido Pescosolido, Roberto Pertici e Roberto Balzani. Quindi torneremo alle basi, in qualche modo, del liberalismo italiano, con luci e ombre, perché, insomma, anche la visione di Cavour può essere affrontata da vari punti di vista. Questa sera quindi ringrazio per il graditissimo ritorno a casa, mi consentirai, Giovanni, e quindi a Lodi Liberale, per essere tornato con noi. Ringrazio a Sergio Scarpelli per essere venuto per la prima volta a Lodi Liberale, spero che ci saranno altre, e soprattutto Daniele Capezzone per averlo scritto, per averlo pensato, per averlo presentato, e che davvero consiglio a tutti di leggere, perché è una piccola Bibbia concreta, mettiamola così, per chi vuole, chi è appassionato di politica, chi vuole vedere un nuovo centrodestra che ritorni almeno alle origini degli anni 90, quindi quando si voleva almeno lanciare e difficilmente si è messo in pratica la rivoluzione liberale. Grazie davvero a tutti e buonanotte, alla prossima. Buonanotte, ciao e grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie di cuore, eh? Grazie a tutti. Grazie, grazie, ciao a tutti. Ciao Daniele, ciao Sergio, grazie. A voi.